che sono sparita e ho fermato di fare i video. Dove sono ora? Fermata a Parigi, sfuggita dall'Italia. E perché ho venduto l'Alfa Romeo? In questo video. Volevo presentarvi nella playlist in italiano Meccanica di crisi con diverse riparazioni che ho fatto nell'Alfa Romeo 147. Che ho comprato per una miseria di soldi, con un sacco di difetti nascosti, e magari perché una parte degli italiani crede che basta mettere diesel che la macchina anda. Che ho cominciato perché mi sono reso conto che la maggior parte degli italiani non ne fa dei tutorial per riparare le cose, come è molto comune di trovare in Brasile su YouTube. E però non so se vi ho confesso che io non ho la patente, quindi io non ho mai guidato l'Alfa Romeo. Anche se l'ho riparata di persona, come vedete. A seguito, il mio marito, il cameraman, ha comprato la Jeep Cherokee e io ho cominciato a fare nei video la meccanica di camion. Quando ho deciso di cominciare l'autoscuola, ho dovuto decidere di vendere l'Alfa Romeo e prendere una macchina da neopatentato. Per i brasiliani ho parlato della differenza che succede con i neopatentati in Italia, però credo che in italiano non c'è bisogno di tradurre questa parte perché è inutile spiegare. Insomma, il risultato è che ho venduto dopo 4 anni di amore, con molta sofferenza, per la moglie di uno che fa il meccanico e il tipo ha valutato bene i miei lavori fai da te, quindi tutto ok. Sul mio sviluppo nel meccanico fai da te e altri improvvisi, continuerò a fare i video in italiano per aiutare chi piace questo atteggiamento. Quindi accompagni la playlist di video in caso di materiali interessanti a voi del portoghese. Attivate i sottotitoli, anche se automatici, per quello che non ne ho fatto sottotitoli decenti ancora, ci sta. È un po' di tolleranza. Ed essendo io in Italia, questo periodo per settembre. L'ho pensato di fare ferie passando per 4 paesi dall'Europa e mi hanno fregato. Dopo cancellare alloggi, aerei senza rimborso finora, cancellamento di treno e il treno alla Germania non rimborsa un cacchio, cancellare Flixbus, nostro viaggio con lo zaino è affondato. Ma con i voucher della Flixbus disponibili abbiamo deciso di fare un giorno a Parigi. Ne metto sul canale a seguito un video con cosa siamo riusciti a fare in un giorno di camminate, tanta camminata, e lasciarvi disponibili tutto questo tragitto. Tutte le riprese fatte a Parigi io le ho fatte in portoghese e quindi cercherò di fare un meglio dei sottotitoli per sostituire gli automatici perché il modo come parlo può generare le traduzioni un po' fuori di testa. Però ci sta, è possibile. Tornata di Parigi con n di considerazioni rispetto al mercato lavorativo valdostano, io ho deciso di provare a vedere com'era altra regione d'Italia. Dopo 4 anni abitando e lavorando in Valle d'Aosta, è già una particolarità, e qui vado a Bolzano. 40 giorni di esperienza che mi hanno permesso di mettere, direi, belle foto sui social, conoscere una parte d'Italia chi parla tedesco in particolare, perché niente può essere normale con me. Anche una particolarità in più, mi sono messa in mezzo alla valletta che parla ladino e io non ne sapevo. Ma per i brasiliani ne ho parlato di questa particolarità linguistica, di dialetti, che in Italia c'è questa cosa, però io credo io che con tanti dialetti, varianti culturali e regionali, sai, piovere nel bagnato spiegarvi queste peculiarità che l'Italia c'è. Tra qualche paio di cose ho imparato un po' di più su una buona preparazione di caffè. Cosa di cui tutti che non sono italiani scoprono essere un vizio italiano quando vengono. E mi sono resa conto di che di lì tutto è molto costoso, molto molto costoso. E vi posso affermare che l'organizzazione dell'ambiente di lavoro mi ha dato una prima impressione che è un po' migliore rispetto al professionalismo, date le mie esperienze precedenti. Abbiamo avuto quindi il pensiero di traslocare la vita per la zona del Trentino Alto Adige. Che nel paesaggio ne porta un bel po' dello spirito della zona di dove è il mio marito. E anche dove ho studiato io tanti anni, in Sud Brasile si chiama Serra Gaúcha. Tra vigneti, industrie, però, alla fine, tra le offerte di lavoro decenti, tutti stavano ritardando troppo per rispondere o ci hanno dato delle risposte che per me, direi, sembravano dei posti di lavoro e una fregatura classica. E quindi è un bel venerdì, un po'
po' di pioggia a Pont Saint-Martin, bere un cappuccino, ricevo una mail di uno dei tanti colloqui di lavoro che gli ho fatto. È un buon feedback, mi hanno dato una proposta di stipendio, condizioni per la posizione che io reputo decente, e ho inviato la conferma di assumere questo lavoro. Ho guadagnato un problema che non avevo prima: traslocarmi in Polonia. Ebbene, con un biglietto low cost, Ryanair a salvare il budget dei poveri, un zainetto minuscolo, le ho saltato di Bergamo a Danzica per cacciare un appartamento. E io vi ho detto che il mio vocabolario di polacco era limitato a 5 parole. Ebbene, con buongiorno, buonasera, grazie, per favore, scusami, ero io già qui a cercare un alloggio per fare il trasloco di tutta la famiglia. E la famiglia è venuta il 1° dicembre. Stiamo sistemando le cose. Questo è, infatti, il primo video con le riprese qui nella casa nuova. È ancora ben improvvisato e quindi chi vuole contribuire può sentirsi proprio di aiutare come vuoi. I video ancora saranno una cosa che aspetto diventerà più seria. I prossimi aggiornamenti sul canale saranno alcune delle mie recenti riprese di improvviso che non ho avuto il tempo di fare edizione, alcuni di nuovi script per farvi vedere esattamente dove sono ad Danzica, cosa sto a fare di bello in questa vita, quindi aggiornamenti ci saranno. Potete aspettare per un po' di nuovi contenuti, e perché nessuno è di ferro, e rispondendo a richiesti, un po' dei miei poveri gameplay di tempo libero senza molte edizioni, un po' di come la vita è. Se ti è piaciuto questo materiale e volete vedere di più, se mi vuoi sostenere un pochino per farvi un po' di contenuti più interessanti, non dimenticare di iscriviti, attiva le notifiche e mi dai un mi piace, baci, abbracci, messaggi chiedendo cosa vuoi vedere e possiamo continuare a produrre qualche cosa di interessante.